Emergency, fra i vari centri che ha costruito negli anni in Afghanistan, ha costruito ad Annaba, nella valle del Panjshir, un centro di maternità. È stata una grande sfida. Inizialmente ci hanno detto: ma voi siete matti, mai nessuno verrà a partorire da voi. E invece piano piano le cose sono cambiate. Quindi dalle 30 donne che partorivano da noi al mese i primissimi anni, siamo arrivati ormai a fare 600-700 parti al mese, che per dare un'idea sono i numeri dell'ospedale Buzzi di Milano. It's just breastfeeding, no? Emergency è rimasta in Afghanistan, non abbiamo mai chiuso i nostri ospedali neanche durante i giorni diciamo più critici, in cui la tensione era molto alta e la paura di quello che poteva accadere anche, ma in realtà un ospedale aumenta la sua funzione in momenti del genere, cioè nel senso che gli ospedali devono comunque continuare a dare quel servizio che è un servizio essenziale all'interno di un paese, soprattutto nei momenti più critici. Tutto lo staff che lavora, quindi da chi si occupa delle pulizie, dalle infermiere, le ostetriche, le ginecologhe, sono tutte assolutamente donne. E questo fa sì che il centro sia un luogo veramente speciale dove le donne si sentono accolte, vengono curate con una medicina di qualità e di alto livello completamente gratuita. E le donne hanno la possibilità anche di avere il diritto all'istruzione, perché il nostro centro è riconosciuto come centro di formazione, e il diritto al lavoro, che per le donne afghane è assolutamente fondamentale in un percorso di emancipazione. Il centro di maternità in Panjshir è un centro che ha fatto sì di poter creare una classe di professioniste che nei primi anni erano molto rare da trovare. La possibilità di avere la scuola di specialità e anche il centro di formazione per le infermiere ci permette non soltanto una visione a breve termine, ma assolutamente di garantire le future generazioni professionali del paese. La prospettiva che abbiamo nel centro di maternità, ma anche negli altri centri del paese, è sempre quello di crescita, intanto di rimanere assolutamente, perché è fondamentale stare accanto alla popolazione che si è sentita assolutamente abbandonata dalle varie presenze internazionali che hanno lasciato il paese. Si sono sentiti abbandonati, si sono sentiti traditi. È fondamentale rimanere adesso, sia per una questione di vicinanza, ma anche dal punto di vista strettamente sanitario. Il sistema sanitario afghano, che già è un sistema molto fragile prima di questo periodo, ha visto subito dopo l'arrivo del nuovo governo un completo blocco dei finanziamenti dall'esterno e dalle agenzie internazionali, per cui a oggi il sistema sanitario afghano sta lavoricchiando molto poco a causa della mancanza di finanziamenti, e in questo momento i bisogni in realtà con la crisi economica e con tutto il problema collegato alla crisi economica sta vedendo un aumento dei bisogni molto, molto forte da parte della popolazione. In questo momento è il momento in cui sicuramente la sanità ha bisogno di più supporto in confronto al periodo precedente, dove comunque le risorse arrivavano.